3 dicembre, giornata internazionale delle persone con disabilità. L'edizione 2020, secondo le linee di indirizzo dell'ONU, è interamente dedicata a coloro che sono stati trascurati durante la pandemia. Quali le iniziative promosse a Vicenza? Come amministrazione, proprio recentemente, abbiamo istituito il tavolo permanente della disabilità, un tavolo composto da tutte le associazioni di volontariato che rappresentano le famiglie con persone con disabilità. Inoltre abbiamo istituito un nuovo finanziamento di 275.000 euro che va a dare a queste famiglie un aiuto economico concreto a causa di tutti quei disservizi che hanno dovuto subire per colpa del Covid. Pandemia a parte, l'obiettivo definito quest'anno dalla conferenza della Convenzione dei 195 Stati firmatari è quello di ricostruire meglio il mondo post-Covid, inclusivo della disabilità, accessibile e sostenibile. I lavori anche del PEBA stanno continuando grazie al lavoro importante dell'Assessorato ai lavori pubblici, dove lavori che prevedono l'abbattimento di barriere architettoniche per quasi 1 milione all'anno. Quindi un intervento aggiuntivo importante, per un'attenzione importante nei confronti di queste persone che fanno parte della nostra comunità e che la nostra comunità deve assolutamente aiutare per poterli far vivere una vita migliore rispetto a quella che fino ad oggi purtroppo hanno dovuto avere.